E voi pensavate che anche in questo video non avevo fatto l'intro? Esatto, non l'avevo fatta, quindi sto parlando ancora a bassa voce. Questa è l'intro di questa nuova Eggwars, ragazzi, quindi spero che vi piaccia. E niente, sì, sto parlando a bassa voce perché sono le 5 e 51. Noi ci vediamo direttamente all'interno del video. Lasciate un like e vi giuro, se questo video arriva a 4 like, da domani torno a fare l'intro, giuro. Iscrivetevi e niente. Ciao. Ok, gente, ci siamo. Siamo finalmente sulla mappa tipi, se non sbaglio, che ho portato forse una volta sul mio canale. Ed è molto raro che la porti, perché ogni volta che in questo periodo qua cerco di registrare le Eggwars, ragazzi, trovo sempre la mappa end. E voi sapete praticamente il mio amore nei confronti di quella bellissima mappa end. Comunque, prendiamo quest'oro qua, intanto ci prendiamo anche il ferro. Ragazzi, cosa voglio parlarvi nell'episodio di oggi? Innanzitutto, voglio chiedervi il perché di questo calo nei confronti delle visual delle Eggwars, chiamiamolo così. Perché diciamo che ultimamente c'è un po' di calo in tutti i minigame. L'abbiamo notato io e Marci e anche il buon Tirlos, un po' anche col buon Eren, un po' una cosa in generale, ragazzi. Ma magari è un po' anche l'andamento a scuola, perché magari è un periodo di verifico, altre cose. Anzi, scrivetemi nei commenti con l'hashtag scuola come vi sta andando a scuola o tutte queste altre robe. Perché ho fatto il piccone che potevo fare quello in diamante? Sono un po' un pirla, ragazzi. Avete benissimamente ragione. So che mi sta dando del pirla là dietro. Però comunque, ragazzi, cosa volevo parlarvi? Oltre all'hashtag, l'ho già fatta l'armatura, sì, ma cosa sto combinando, non riesco mai a fare niente. Allora, comunque, a parte queste stronzate, a parte l'hashtag scuola, ragazzi, voglio chiedervi con l'hashtag Eggwars, il come mai di questo calo. Magari non vi prende più con i minigame, perché prima mi ricordo che le egg erano uno dei minigame più visti sul canale, oltre belle cubo, perché anche le cubo sono calate. Ma quale minigame magari ultimamente preferite guardare di più rispetto a un altro? Scrivetelo comunque nei commenti, ragazzi, perché sapete che comunque leggo sempre i commenti, perché ne parlo sempre nei video. Sapete sempre che... Ma perché non ci sono più? Oddio, ma non ci sono più le asce. Ma che cazzo hanno combinato? Vabbè, fa niente, non facciamo domande. Qua prendiamoci quest'oro, raga. E lo droppiamo qua a terra un attimino. Perché voglio andare ad attaccare qualcuno. E lo yellow è l'unico che non è in partita. Però ha il collegamento al verde. Però questo verdognolo qua più scuro. Io vorrei andare ad attaccarlo. Buttiamo via questi due di oro lì. E andiamo ad attaccare il verde, questo qua. Che si sta collegando anche con... perfetto, raga. Andiamo subito dal verde, dai. Comunque, fatemi sapere sempre con questo hashtag Eggwars, ragazzi, nei commenti, del come mai questo calo magari di confronto ai minigame, se vi sta stancando. Perché ho notato un po' di settimane fa che le bad vi avevano proprio stancato, perché mi avete scritto: Marco, alla fine le bad, scusatemi, sono tutte uguali tra di loro. Avete ragione, ragazzi. Infatti, nella ricerca di un modo per portare le bed nuove, ho detto porto le bed Lucky Block che vi sono piaciute un sacco. Io stavo cercando il letto, raga, parlando di bed. E invece no, bisognava cercare. Ah, ma è in 1.8.9 il PvP. Ah, perché io sono entrato in 1.8.9. Quindi il PvP è quello. Oh, non lo sapevo sta cosa. Che figata. Oppure no, sto dicendo una stronzata. Non lo so. Beh, comunque facciamoci delle mele d'oro, ragazzi. Mi faccio queste mele d'oro, in più mi faccio qualche altro blocco. Intanto ho lasciato la mia base così sperduta nel nulla. Però vabbè, fa niente. Io vado nell'isola di questo qua, che è l'Orange. Comunque, dicevo, avendo cercato un modo per riportare le bad, diciamo, in auge, ho voluto portare le Lucky Bed Wars, che mi sono piaciute un sacco. C'è gente che se l'è inventata nei commenti, perché c'è gente che mi scrive: l'hai copiata da uno YouTuber? Ma ragazzi, io non ho tempo di guardare i miei video, pensate se guardo quelli degli altri che manco conosco. Ciao, Bomber. Ciao, Bomber. Vabbè, io adesso mangio. Ma tu sei l'Orange? No, tu sei il grigio, che cazzo vuoi da me? Bam! Bam! Distrutto! Distrutto! Ma fammi andare dall'orange! Dall'orange! Boom! Come ti permetti? Vabbè, prendiamoci quest'oro qua, raga, che l'ho lasciato qua apposta, perché così mi facevo la spada in ferro e più una mela d'oro. Mica sono scemo, eh! Allora, qua facciamoci una bellissima mela d'oro. Poi qua ci facciamo un po' tipo di armatura, blocchi, cacate varie. E quindi, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di queste bellissime Eggwars, perché io non mi stancherò mai di portarle sul canale, perché a me diverto tantissimo a registrarle, perché secondo me sono il minigame, insieme alle Lucky Block Bedwars, bellissimo, davvero, perché è strutturato molto bene.
Quindi non vorrei. Diciamo che vorrei continuare a portarlo. Perché se devo registrare qualcosa che mi diverte e che diverte voi, ultimamente credo che le Eggwars e le Lucky Block Battles e le Kubo in compagnia degli altri sono i miei game preferiti. Ditemi sempre se sbaglio nei commenti, ragazzi, perché ci tengo davvero molto al vostro coinvolgimento in tutto ciò. Black is vulnerable, cioè non ho capito. C'è un bomber qua. Ti stai mangiando la gapple, sacco di merda. Te la stai mangiando, Ma io ti pom! The Mark! Incredibile, raga, ma che strafe ho fatto? Sono troppo forte, troppo forte, troppo, troppo, troppo. Comunque il PvP è in 1.8.9, raga. Ora ne sono certo perché praticamente sono entrato in una strafe anomala, oserei dire. Intanto stanno attaccando il Chan. Sto per fare un salto nel vuoto, raga, che mamma mia, proprio devastato. Allora, qua c'è il viola che sta attaccando l'azzurrino, il light blue. E intanto il light blue sta provando a venire qua, quindi... è saltato qualcosa, non so cosa, mamma. Light blue è incastrato tra due. Che pirla. Bomber, deciditi. Io ti spacco i blocchi. Ora sei incastrato, Che pirla. Ma gliel'hanno rotto l'uovo al light blue? Sì, gliel'hanno rotto. Dai, intanto io salgo e gli faccio il ponte sopra. Dai, poverino, mi fa tanta pena. Mi sembra in gabbia, cavolo, povero. Light blue, what are you doing? E io faccio un ponte più alto di quello del viola. Ce l'ho più lungo di te. Vedi, viola, che sei un coglione, che hai fatto scappare il bambino, viola. Sei un pirla. Allora, ci arrivo a quel ponticello lì. Sì che ci arrivo, dai. Cioè, un pro del parkour come me non può arrivarci. Però prima uccidiamo il viola, perché è il viola quello da killare in realtà qua dentro. E ne killa due, bam! De Marco, il re del clean up, rega. Il re, sto facendo un devasto, Questa qua è un egg anomala. Anomala. No, non mi killare, sacco di merda. Bam, bomber. No, c'è l'uovo tutto bardato per bene. L'uovo bardato per bene. Allora, qua ci metteremo gli anni e vi avviso. Probabilmente potrebbe iniziare la quarta guerra mondiale e niente. Vabbè. Cosa dobbiamo farci? Non ho un piccone decente. Calma, devo mangiarmi una mela d'oro. No, raga, non ce la faccio a killarlo. Devo andare a farmi un piccone quello decente in oro. Non ce la faccio proprio. Devo continuare a killarlo. Ma a me sembrano molto strani i colpi in 1.8.9, Dove cazzo vai? No. Oh, cosa stai combinando, bomber? Come ti permetti? Oh, vai che ti ammazzo io, bomber. Allora, c'è un bomber che sta venendo qua. Allora, oh, ma raga, non si può colpire, che cazzo. Oh, madonna mia. Quanto cazzo ci ho messo. Allora, spacchiamo, per favore. Raga, sono stato ammazzato. Allora, calma un attimo. Prendiamoci quest'oro qua. Devo andare a prendere in altre basi, perché sennò rischio di perdere la partita e non va affatto bene, perché sta diventando la partita più ignorante della storia. Quindi prendiamoci tutto l'oro possibile, immaginabile, che possiamo trovare in quest'isola al volo. Oddio, il purple è molto lontano, quindi posso anche prendere l'oro di quest'isola qua. Devo prendergli anche il ferro, però la gente sta già arrivando. Oddio, calma. Devo farmi tutto al volo. Tutto quanto al volissimo. Devo farmi almeno una spada, quella in ferro, dei blocchi. Ce la faccio. È caduto. Non posso farmi una bardatura. Dai, vieni, bomber. No, sono caduto. È finita, la perdo. Sono sicurissimo di perderla. Sono davvero sicurissimo di perderla ormai. Perché lui è già arrivato qua. No, dai, sono caduto. No. Avrò distrutto come minimo 10 miliardi di uova. Cioè, ragazzi, che beffa morire così, perderla così, però, Ok, mi distruggerà l'uovo. Ok, perfetto. No, non è caduto. Non è nemmeno caduto. Cioè, ma dai, non ci credo. Non ci credo. Era una partita bellissima. L'ho persa come un pirla. Raghi, era l'Eggwars più bella, migliore che avevo registrato in quel momento, perché tipo l'avevo perso, tipo buttato via 4 partite e non avevo più tempo di registrare, quindi era la unica egg decente che mi era venuta.
Vi lascio con l'outro, con la musichetta bella felice. E niente, ci vediamo al prossimo video, perché è tutto. Iscrivetevi se avete fatto, lasciate un like e un commento. Beh.